Oggi i protagonisti indiscussi di questo contenuto siete voi. Mi serve il vostro aiuto. Sto per farvi vedere tutte le mie migliori spacchettate e vi chiedo di aiutarmi a creare il mio 11 titolare sul Dream Team di football. Come fare? Semplicemente con un commento qui sotto. Una volta che avrete visto tutti i calciatori che ho a disposizione, scrivete il vostro 11 titolare tra tutti i commenti. Alla fine creerò, grazie ai vostri consigli, il mio 11 titolare. Detto questo, ciao, bentornati e ben ritrovati. Vi invito a lasciare una marea di mi piace su questo video e vi ricordo che è gratis lasciare mi piace. Se volete in merito lo stesso contenuto anche per il buon Fabio, lo aiutiamo a costruire il suo Dream Team. Possiamo anche fare tantissimi altri contenuti, la sfida My Club o Dream Team che dir si voglia, possiamo tornare con prepotenza sui football, dipende tutto da voi. Iscrivetevi e attivate la campanella su entrambi i canali YouTube dove parliamo di calcio per non perdervi neanche un video. Ci abbiamo anche un canale YouTube Extra Calcio, lasciamo tutti i canali qua sotto in info box, come sempre durante il video compariranno qui. Siete pronti? Siete curiosi? Vado? Tiè! Non guardate contratto perché oggi ci dobbiamo concentrare solamente sullo schema di gioco. E preparatevi perché questo è un team provvisorio. Ovviamente ho fatto tante altre pescate. È un team sperimentale, per così dire. Stavo cercando di capire come potenziarlo al massimo. Non so se vi ricordate, ma qualcosa di più forte in panchina ce l'ho. Quindi io adesso proverò a fare un 11 titolare con le pescate che ho fatto, però mi raccomando, il vostro commento qui sotto è molto importante. Voglio vedere se sarete in linea con le scelte che sto per fare io, anche se su tantissimi calciatori sono e resterò indeciso praticamente per tantissimo tempo. Detto questo, iniziamo dal portiere. Io qui ho messo Mike Maignan, ma andiamo a vedere innanzitutto se c'ho un portiere tra i sostituti. Non ce l'ho. Andiamo tra le riserve. Mike Maignan è 86. Manca a farla apposta. Donnarumma Maignan. Attualmente me sa che qua, ragazzi, posso spompicchiare, ne spompicchiate Maignan, farlo diventare più forte, ma attualmente mi conviene ovviamente tutta la vita a Gigio Donnarumma. E il portiere per il momento diciamo che l'abbiamo sistemato, perché c'è un divario, ecco, molto importante. Non ricordo se c'è un portiere all'altezza dei due. Navas 83, assolutamente no, ragazzi, quindi mi fermo qui. Detto questo, andiamo al terzino destro. Qui vi devo dire la verità, con Hakimi mi trovo benissimo. È un terzino favoloso che si può ulteriormente spompicchiare, ma andiamo a vedere quelle che sono le alternative. Tra i sostituti chi c'ho? Nessuno, ma tra le riserve, aspettate che riseleziono Hakimi, ragazzi, vediamo un po', TRQ, CLD, ragazzi, mi sa che anche in questo caso, forse, ma non troppo, conviene tenere Molina come titolare. Poi non lo so, ditemi voi che cosa ne pensate. Io Molina non ho avuto modo di provarlo. Fatemi sapere se Molina è un giocatore importante. L'overall attualmente parla da sé. I dubbi più grandi arrivano per i difensori centrali. Attualmente ho De Ligt 93 e Upamecano 90. In realtà sarebbe 88. Adesso ve lo faccio vedere quando lo tolgo. Ci sono i bonus quando si inseriscono nel contesto. De Ligt 93, andiamo a vedere innanzitutto tra i sostituti se ho un difensore centrale forte. Campbell è 90, ma se non ricordo male, ah no, diventa 92. Quindi tra i due, forse, anche in termini ovviamente di overall, è meglio De Ligt. Tra le riserve però, vediamo se ho un DC, no, Bastoni... Non c'ho tantissimo, quindi mi conviene per il momento tenere De Ligt e in panchina proprio Campbell, Sol Campbell, e ok. Qui c'è un altro dubbio però, questo giocatore mi piace un botto, mi piace veramente tantissimo, però tra i sostituti chi c'ho? Vabbè, ovviamente sempre Campbell, che è la prima scelta. Alaba lo lasciamo lì per il momento, quanto me fa? Me fa poco ovviamente, vedete? Upamecano è 88, però poi messo nel contesto diventa 90. Ragazzi, qua il dubbio è con un altro calciatore importante con cui mi trovo benissimo, ma veramente benissimo.
E tra l'altro fa anche uno in più di overall. Ma mi fa diventare 94 delict o mi sono sbagliato? Aspettate un attimo, no, perché queste sono cose che dobbiamo, capire, che dobbiamo comprendere. Dove sta? Upamecano? Vediamo. Sì, ragazzi, delict 93, Upamecano 90. Allora mi sa che pure qua. Poi non lo so, ripeto, fatemi sapere voi qui sotto nei commenti, Mi sa tanto che mi conviene fare questo giochetto qui. 94-91, passiamo al terzino sinistro. Allora, ho messo Lisa Rasu perché è un giocatore che ho sempre adorato. Tra l'altro è una leggenda, ovviamente, è un calciatore ritirato. Ma tra i sostituti chi c'ho? Praticamente nessuno, o quasi. Andiamo alle riserve perché come terzino sinistro... Possibile non c'ho niente di meglio come terzino sinistro. C'ho Alfonso Davis. Allora... che è sempre 85, ma se non sbaglio mi diventa 87. Quindi anche in questo caso forse è meglio tenere Alfonso Davis. Ma qua i dubbi proprio, ragazzi, aumentano a dismisura, perché Beckham è uno dei miei centrocampisti preferiti in assoluto, ma se dobbiamo guardare l'overall ho dei sostituti migliori. Innanzitutto ho un certo Pedri, centrocampista centrale, ovviamente lo utilizzo Beckham, può fare anche altri ruoli, ma per questo modulo Beckham è meglio lì secondo me. Ragazzi, Pedri mi fa 96, che non è poco. E se non ricordo male, tra le riserve, no, mi ricordo male, non c'è un centrocampista che possa farmi più di lui. Questo pure da spompicchia, Milinkovic Savic, ragazzi, l'ho sempre adorato su PES, quindi magari poi lo spompiccherò, però... forse adesso è presto. Che faccio, raga? Beckham o Pedri? Se devo guardare l'overall, Pedri. Ma non c'ha la qualità, sotto un certo punto di vista, che c'ha Beckham, soprattutto nei calci piazzati. E ok. Altro dubbio amletico. Questo è pesante, Questo è un dubbio veramente pesante. Qua c'ho un Didi in panchina, che comunque è nettamente inferiore. Ma tra le riserve, ragazzi... l'ho pescato l'altro giorno e non ho ancora avuto modo di provarlo, ma secondo me... allora, quanto fa? Locatelli fa 92, mentre Amrabat 89, ma sicuramente aumenta. Fa 92 come Locatelli, ragazzi. Qua sono particolarmente indeciso. Amrabat, se non sbaglio, però non può crescere più di così. Dove si vede il livello? Non si può vedere da qua? O sì? O si può vedere? Non mi ricordo, non lo fa vedere, però mi sa che questo è al massimo delle sue possibilità. Locatelli può ancora crescere. Ditemi voi, ragazzi, fatemi sapere nei commenti. Amrabat è fortissimo comunque. Altro dubbio amletico, e qua alziamo il livello. Bruno Fernandes 95, tra i sostituti non c'ho nessuno, ma tra le riserve, raga, qua mi sa che è d'obbligo. A parte che c'ho pure Odegaard 94, mo che vedo bene, ma c'ho Neymar 95. Quanto me fa Odegaard? Me fa 97 Odegaard. E Neymar quanto me fa? Me fa 98. Ragazzi, mi sa che qua... Bruno Fernandes è forte, però... per il momento andiamo avanti. Sulla destra, Chiesa 95, che può ancora ulteriormente crescere, perché non mi pare che l'ho portato al massimo. Tra i sostituti CLD... volendoci, no, Beckham, no, scusate, stavo per dire un'eresia, ma è da ciò Mohamed Salah. Mohamed Salah mi fa 96, mi fa uno in più di Chiesa. Oppure, vediamo un po', è da, non c'ho nessun altro. Quindi qui il dubbio ovviamente è tra Chiesa o Mohamed Salah. Chi vuoi più bene, a mamma o a papà? A Mohamed Salah per il momento solo perché c'ha uno in più di overall, ma sono fortissimi entrambi. I dubbi non finiscono qua, perché con Romario là davanti mi trovo benissimo, seppure è un attaccante un po' particolare, non è una prima punta di peso, è una prima punta molto tecnica, rapida, di inserimento, funambolico, ma ragazzi, tra le riserve non so se me sto a spiegare, c'ho un certo Kylian Mbappé. Ciro Immobile addirittura 89, che mi può fare, può arrivare a 91, quindi pure Immobile tanta roba, però raga, Mbappé mi fa 96, Mbappé se può mette pure qua e mi fa sempre 96, però c'ho 97 Foden e se non sbaglio
chi era? Ronaldo prima punta, quanto mi fa? Messo lì, vediamo un po'. Mi fa 94 e non mi conviene. Però c'avevo pure qualcun altro. Questo vabbè sarebbe adattato e non mi conviene. Frimpong 71 diventa, assolutamente no. Forse ragazzi, forse Esa Sancho, vediamo quanto fa. Sancho fa 90. Sostituti, l'unico è lui. Quello più forte attualmente è lui. Questo, diciamo, potrebbe essere un ipotetico 11 titolare. Però fatemi sapere voi che cosa ne pensate qui sotto nei commenti, perché si può fare tanto, si può smuovere. Poi proverò ovviamente facendo anche delle partite per capire come mi trovo meglio, a prescindere dall'overall più forte, più debole e via dicendo. Detto questo, fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi a tutti i canali, social in descrizione, contenuti consigliati, mi raccomando, il vostro 11 titolare. Leggo tutti i commenti e mi farò un'idea sulla formazione definitiva. Grazie per la visione e alla prossima con un nuovo video. Ciao ragazzi!